Shalom, shalom, shalom. Shalom. Okay. First and foremost, we would like to give all praises to the Most High, Yahweh Bashem, Yahweh Shai Bashem, Rukah Kadash. Okay, double honors to the apostles and elders of Great Millstone for teaching us this truth. Okay, so this is just what happened today. I'm going to put more of the video down. Okay, I and my brother, we came to the Colosseum at Verona, you know, to teach the truth. And all we had was just, you know, the 12 tribe charts and the images of Yahweh Shai. But what did they do? The place, they came to tell us to leave the place, that we can't do this. And this is so strange because, you know, usually you see people all around this place gathered, you know, with cameras and doing stuff like that, you know. But they just told us not to do what we're doing, to pack off and leave, you know. And so this is just to tell you that, you know, this kingdom that we're living right now is not our kingdom. Implorò il Signore per la sua moglie Rebecca perché era sterile. Il Signore esaudì e Rebecca sua moglie concepì. I bambini si urtavano nel grembo ed ella disse: se è così, perché è vivo? E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. E niente, questo ci insegna che poi andando avanti nel racconto, no? Andiamo avanti. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco, lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo nacque, era rosso e peloso. Ci fermiamo. Salve. Siete autorizzati a stazionare qui? No. Sappiate che c'è la finanza 108 2020 che vieta lo stazionamento in piazza Prato. Mi scusi, che vieta? Lo stazionamento. Ok. In piazza Prato. Quindi voi non potete stazionare come state facendo adesso. Ok. Per tutte le 24 ore. Va bene. Inoltre, dato che tenete, dovete tenere anche la distanza sociale, siamo dovuti faticare di questo. Quindi vi invito, insomma, a smettere di fare ciò che dovete, che sennò sono tutto stazionato. Non c'è nessun luogo dove potremo fare questo, dico anche in piazza, cioè. Qui in questa piazza non ci possiamo mettere a fare questo. No, perché c'è divieto di stazionamento, 24 ore, per il tutto. Cioè, divieto è proprio in questo posto? No, tutta la piazza. È la piazza. Tutta la piazza. Bra, in le scalinate dei barbieri e le scalinate della ganguardia. Ok, perciò noi non possiamo insegnare qui. No, nessuna voi, parte voi di queste parti. Non potete stazionare, è soltanto permesso il transito, ma non stare in posto genetico. Ok. Vabbè. Quindi essendo in transito possiamo fare quello che vogliamo fare, insomma. Sì. Perché anche perché non sarebbe un divieto fare una foto dietro questo, no, questo bel monumento, no? Evitato, ma voi stavate comunque qui in pianta stabile con cavalletto, avete quell'altra cosa, quindi mi date idea che state comunque posteggiando, vero? Sì, sì, sì. Va bene, ok. Va bene. Considerate anche se dovesse farlo in transito la mascherina. Ovviamente, ok. Ok, va bene. Come avete visto. Ok, siamo stati detti di andare via da qui, ok, fa parte di questo che abbiamo detto, i figli di Esau, ok, questo è il loro regno e hanno tutte queste leggi, ok, che ci impediscono di fare ciò che dobbiamo fare, ok, shalom, alla prossima. Facciamo vedere un po'. Shock.
dopo che hanno visto con i loro occhi la grandezza, la potenza, perché il giorno che fu messo in croce il nostro Salvatore tremò tutta la terra. Lo sentirono anche a Roma, lo sentirono. Ecco perché abbiamo i calendari numerati. Esaù, ok, vedeteli, le radici di Esaù, sono loro che hanno chiamato le forze delle ordine per mandarci via. Ok, il padre ha scelto Israele e non è perché abbiamo i figli di Esaù che ci seguono di continuo, vedeteli anche dietro. Ok, sono le stesse persone che erano qui prima per dirci di non predicare questa verità. Non abbiamo fatto nulla, non abbiamo fucili, non abbiamo niente, non fumiamo, non beviamo. Avevamo solamente la segna, ok, delle 12 tribù, ok? Signori degli eserciti. Ecco qua il mio documento. Sì, grazie. Volete altro? Vi possiamo anche predicare la verità, che noi stiamo predicando la verità. Mi fa piacere. Non sei autorizzato, sai, a filmare? No, va bene, ho fatto. Non sei autorizzato a filmare. L'ho spento, l'ho tolto. Okay, just like the book of John 18:36. No, just like the book of John, the book of John 18:36 says, you know, this kingdom is not our kingdom, okay? So we have to just keep pushing, okay, and never give up. So we just actually made a video in Italian language and we did it, you know, just walking around. And anyway, what you have right behind is the Colosseum where our forefathers, you know, were taken out there to be eaten by animals and killed, you know, by warlocks, you know. So, and this Colosseum, as you can see here, it was constructed after they went to steal everything from Jerusalem, okay? So this is just a short lesson to just tell you what happened today, and would like to give all praises to the Most High, Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shah Ba'ashem, Ruach Kodesh. Okay, salutations to the house of Israel, to those who are sincerely doing the job and spreading this message. Shalom. Shalom. Shalom.